Direi che possiamo organizzarci in questo modo. E io metto l'orologio vero davanti, nel senso che metto che lo guarderò, lo guardo. Allora, direi di, perché il termine mi sembra che ha 5 minuti e quarto, no? Però mi piacerebbe non solo per le domande, ma anche proprio per questa condivisione, no? Dello spirito, e vedere qua, cioè come qua, con la parola sta divenendo in noi. Quindi io un pochino propongo due ultime riflessioni sempre sul titolo, riguardanti il kairos, cioè il tempo appropriato, opportuno, o meglio il bersaglio centrato dell'evento pasquale e la struttura liturgica data appunto da quel beato con l'intelletto e con l'ordine sacerdotale. Quindi farei ancora due precisazioni su questo e poi leggerei con voi il testo di Cristo Agnello. In piedi come ucciso, introducendo un pochino i quattro cavalieri. Vediamo dove arriviamo in un'ora massimo, in maniera tale che alle 4 e 4 io ecco, mi blocco, non vi chiedo ecco, gli altri 5 minuti e condividiamo. Le domande di Luca non le ho lette ancora, però ecco, Paolo me le ha inviate, ma poi le possiamo vedere insieme, abbiamo tempo per rispondere. Allora, ecco, io come dicevo, cerco sempre di semplificare, no, il discorso e per quanto riguarda il testo apocalittico, vi dicevo, ponendosi dopo l'evento pasquale, vi è una rilettura da parte dell'autore anche dell'escatologia giovannea, che sappiamo bene che è un'escatologia realizzata, no? Pensate all'incontro con la Samaritana, verrà l'ora ed è questa, no? E quindi in quel momento Gesù sta indicando e parlando della sua ora, che è l'ora della croce. Però noi come Chiesa siamo dopo l'ora di Gesù e, lo ripeto, l'autore cerca di cogliere l'efficacia dell'ora di Gesù nel tempo post-pasquale. Questa è, no, diciamo, la distanza apocalittica, cioè di lettura del tempo alla luce della fine che è diventato il fine della storia. E in questo il testo diventa profezia perché se la storia ha ora una lettura apocalittica, nel senso che dall'alto dell'ora di Gesù io vedo la fine, che è il fine della storia, quel fine mi interpella a decodificare il fine nella storia. Quindi quella parola che è apocalittica, cioè svelatrice, disvelatrice, porta necessariamente con sé una lettura della storia e quindi diventa profetica. Ecco perché il genere letterario dell'Apocalisse non è semplicemente apocalittico, non è semplicemente profetico, ma è l'insieme dove il genere apocalittico introduce la profezia e la profezia anima questa lettura apocalittica nella storia. No? Però per cogliere ancora di più, io tra tutti i testi di escatologia ne avrò letti almeno 5 di manuali e non ho trovato un modo migliore per definire questo escaton realizzato, se non in questo piccolo, che è un manuale, ma io ho tratto questa parte di Dan, la teologia dell'Apostolo Paolo, dove cosa fa Dan, no? E mostra innanzitutto, vediamo un attimo dallo schema così e poi lo guardiamo, e lui dice il pensiero ebraico, che poi noi abbiamo ereditato, nel senso che il pensiero ebraico aveva un inizio ed una fine, no? Era, vado indietro, vado troppo avanti per non
Allora, parlava di una successione di epoche, pensiero ebraico, quindi concepiva sicuramente la storia in movimento verso l'avanti, e come sapete bene, grazie al pensiero ebraico, quello che era un tempo ciclico è diventato lineare nel momento in cui il popolo di Israele ha messo in ordine un pochino la sua storia e andando all'indietro, quindi partendo dal giudaismo, andando indietro, è arrivato fino a Mosè, fino all'Esodo, andando ancora più indietro ai patriarchi, ha aggiunto Adamo ed Eva, perché quel Dio, Yahweh, che era un Dio potente per Israele, non poteva che essere l'unico Dio di tutti, e quindi nella ricostruzione della propria storia, sapete bene quanto il Primo Testamento è sia una storiografia interna di un popolo che cerca dei natali, cerca di darsi uno statuto, no? E si allarga fino all'umanità, ai primordi dell'umanità, riconoscendo in Yahweh anche il creatore. Quindi questa lettura della propria storia ha permesso di creare, e di creare una storia della salvezza, che rompe il concetto ciclico, mitico, antico, che si aveva nel testo, diventa lineare. C'è un inizio, la creazione, Adamo ed Eva, ci sarà una fine, e dunque la venuta del Messia, la parusia, no? E in quella fine il giorno del giudizio, e quindi si camminava in maniera cronologica verso questo tempo. Quindi la retta del tempo era divisa tra l'età presente, l'età a venire, e si aspettava l'età a venire, l'età messianica cosiddetta, perché finissero le sofferenze presenti. Cosa accade? Ecco qui. Cosa accade con l'evento della croce e risurrezione del Figlio di Dio, che è la prima venuta, che è la parusia, la prima parusia, cioè parusia significa venuta, dunque, prima venuta, e dunque disvelamento del volto del Padre, che ecco qui, che c'è sicuramente un inizio, quindi che è questa, poi c'è una prima venuta, vi sarà una seconda venuta, vi è un'età presente che è tra l'inizio e la fine. Quello vuol dire che quello che era l'attesa messianica ora è la prima venuta, quindi è la croce. Tant'è vero che noi iniziamo con l'anno zero, giusto? L'anno zero, a indicare che cosa? Che da quel momento vi è stato una cesura, una frattura, una rottura, no? Il Kairos cosiddetto, no? Che ha centrato il bersaglio, Dio si è incarnato nella figura del figlio, e quindi si è aperto il varco con il cielo. E nel frattempo si presuppone una seconda venuta. Quindi la Chiesa si trova tra la prima e la seconda venuta. Allora, se la Chiesa si trova tra le due venute, dice Dan, la Chiesa è tra i tempi, cioè è tra il non ancora e il già. E aggiungo, se la prima venuta, che è la parusia, che è la croce e la risurrezione, è il giorno del Signore, perché noi nell'evento pasquale riconosciamo che è il giorno del Signore, la domenica, come l'autore dell'Apocalisse scrive: io Giovanni nel giorno di domenica divenni nello spirito. È uno dei dati del libro dell'Apocalisse che ci impone, esige che il libro venga letto come liturgia domenicale. Siamo di domenica, nel giorno del Signore, e sta accadendo qualcosa, no? Quindi quel giorno del Signore, che era il giorno atteso, era la fine, era la venuta, l'attesa messianica. È accaduto con la prima venuta, con l'evento pasquale, lì, con questa apertura del cielo, la trascendenza tocca l'immanenza, il tempo non può più essere cronologicamente in divenire verso la fine, ma assume una qualità salvifica verticale.
Allora, si parla Padre Ugo, di escatologia qualitativa verticale, non più, no? Escatologia cronologica verso l'escaton, ma qual è, perché? Ecco qua, perché? Quindi perché la conclusione, rileggiamo, abbiamo la prima parusia che diventa ora il centro della storia, abbiamo la fine che diventa il fine, ma in questo mentre, verrà l'ora ed è adesso, vuol dire che la Chiesa, che è tra le due venute, sta camminando verso una realizzazione ottimale, un vertice che è già raggiunto, che è già attuato. Perché è accaduto con il giorno della risurrezione, con la Pasqua, no? Quindi se è già accaduto, allora vuol dire che già il non ancora è nel già. Ecco perché Paolo, no, continuamente ricorda: oggi è il giorno della salvezza, ora è il tempo della salvezza. Quell'ora è non l'ora di Gesù, perché l'ora di Gesù, ripeto, è l'ora della croce, ma è l'ora della Chiesa, è l'ora del cristiano. Allora, ed è questa che è quella, ma quando Paolo poi ci dice ora è il giorno della salvezza, sta dicendo a noi che dopo l'ora di Gesù vi è l'ora della Chiesa, che è tra i tempi, tra una venuta già venuta e quindi un vertice già raggiunto, una realizzazione già accaduta, e quindi quello che sarà la seconda venuta non sarà un avvenimento straordinario di un Dio che non conosciamo, che dirà cose che non abbiamo ascoltato. Semplicemente sarà alla fine lo svelamento di quello verso cui già camminiamo. Quindi non è l'arrivo portentoso di Dio, ma semplicemente il raggiungere l'ottimo di una vita già buona che viviamo qui. Quindi perché? Perché nel frattempo noi arriveremo, dice Paolo, alla fine che Dio sarà tutto in tutti. Quindi vuol dire che noi già stiamo camminando in un divenire di questa storia dove Cristo Agnello è presente, è qui, altrimenti le nostre celebrazioni liturgiche sarebbero solo dei memoriali, non una memoria, no? Attualizzata, non è una presenza. Se è una presenza vuol dire che Cristo Agnello, Cristo Arnio, è agente nella storia. Quindi la Chiesa cammina portata da Cristo Arnion. La croce non è che la portiamo noi la croce, è la croce che porta noi, che porta la Chiesa, e insieme con noi diviene, fino a quello che sarà alla fine uno svelamento totale. Perché? Perché questa storia che sta divenendo alla fine coinciderà con colui che la farà divenire, cioè Cristo sarà tutto in tutti. Ecco, ci sarà un coincidere tra questo rinnovarci e il rinnovatore, ci identificheremo, no? Non so se è chiarissimo. Quindi è dire che quello che già accade nella liturgia, c'è una presenza attiva di Cristo nella storia, che noi percepiamo fortemente nella liturgia, costituisce un massimo qualitativo, è il massimo qualitativo della presenza di Dio in Cristo che noi possiamo sperimentare qui. Quindi non è semplicemente, non dobbiamo più ragionare come un prima e un dopo, ma come un di più ed un massimo da raggiungere rispetto all'ora presente. È chiarissimo? Cosa non è chiaro? È chiarissimo. E quindi, allora, questo poi è la conclusione, lo vediamo, no? Mi interessava mostrarvi questo. Ecco qua. E, allora, la frase centrale è quella che vi vorrei leggere a conclusione di questo discorso del Kairos e dell'escatologia, la qualità salvifica, no? Allora, scrive Padre Ugo, la conclusione che si avrà alla fine della storia della salvezza
non sarà soltanto la cessazione di un moto, quasi la sua interruzione. Significherà un vertice raggiunto, una realizzazione ottimale attuata. Emerge così, accanto alla dimensione strettamente cronologica dell'escatologia, la conclusione puntuale nel tempo della storia della salvezza, una dimensione qualitativa che si riferisce a caratteristiche ottimali di positività che allora saranno realizzate. È ciò che Paolo chiama Dio tutto in tutti. Accanto ad un'escatologia orizzontale che si muove sulla linea del tempo, esiste anche un'escatologia verticale, cioè un di più, un massimo accanto ad un dopo. E questo di più e questo massimo viene rappresentato da questa efficacia della realizzazione della parola che è sacramento di Dio, che l'autore dell'Apocalisse esprime in conclusione quando dice: guarda, sto facendo nuove tutte le cose. Ora, adesso, guarda, sto facendo nuove tutte le cose. Scrivi che queste parole sono fedele e veraci, e mi disse Dio: sono divenute, sono già divenute. Questa è l'escatologia qualitativa verticale, cioè questo vertice che è già raggiunto nella liturgia, nella celebrazione liturgica e nella attualizzazione della parola. Ogni volta che la decodifichiamo, quella parola è già divenuta. Non dobbiamo attendere, no? Quindi il non ancora nel già. Parliamo di qualità salvifica, quindi capite che l'autore dell'Apocalisse che si accorge di questa urgenza della salvezza, perché quando si pensa all'ora, allora un modo, ecco, se guardate sul grande lessico del Nuovo Testamento e guardate alla voce nun, che significa adesso, e lui dice, Stalin, quest'autore di questa voce, dice così, in maniera così per ricordarlo, no? Fa un'immagine, dà un'immagine, dice l'adesso è, dovete immaginarlo come il crinale di una catena montuosa, dove, quindi si cammina, salite qua su, si cammina, l'ora è camminare lassù, si cammina sul crinale di questa catena montuosa, dove da una parte c'è l'eternità, dall'altra c'è il tempo, e camminando tra l'eternità e il tempo è la nostra ora. Quindi noi camminiamo avendo l'eternità e il tempo finito. E quindi siamo già con uno sguardo verso l'eternità, o dall'eternità verso il finito. Quindi dobbiamo immaginarci di camminare sempre su questo limen, su questa soglia che è già eternità, perché la soglia è già casa, non siamo ancora entrati, ma è già casa, ed è una soglia che mi permette di dare un limite al finito. È quello che Adamo non ha saputo fare, no? Adamo non ha guardato l'eternità, ha guardato solo il finito, e quando si guarda solo il finito si esclude l'eternità dalla storia, no? Invece l'infinito ci dà la misura del finito, no? Quindi questa è la qualità salvifica. Quindi lui che comprende questo capisce che tutto ciò accade all'interno del giorno di domenica. Quindi vi vorrei adesso mostrare, avete sulla scheda, non so se a quest'ora con il cale riuscite a vederlo, quello schemino che ora trovo, per mostrarvi, ma così giusto per inserire Cristo Agnello in questo discorso. Ecco questa scheda, la struttura del libro. Allora, come vi dicevo, la grande innovazione all'interno dello studio dell'Apocalisse di Padre Vanni è stato quello di identificare una struttura del testo che ha una dimensione liturgico-ecclesiale. Vuol dire che ha individuato, poi per chi desidera,
Vi posso girare alcuni articoli proprio di Padre Vanni su l'assemblea liturgica interprete dell'Apocalisse e su questi due dialoghi liturgici che identifica questi elementi. E, quindi ha individuato in questa assemblea che celebra l'Eucaristia nel giorno del Signore il soggetto privilegiato dell'intero libro, no? Dice c'è un rapporto proprio tipico tra chi legge e molti che ascoltano, che viene richiamato anche nell'epilogo, che dà dunque un filo liturgico. Qual è lo schema, la struttura? È un po' scritto piccolo, non so se si identifica, no? Allora, però, io ve lo ecco qua. Vi è un prologo, quello che abbiamo visto stamattina, e un epilogo, che sarà la nostra conclusione di domani pomeriggio. Poi tutto il testo è racchiuso in da 1,4 a 22,5, si può dividere in due parti di lunghezza ineguale, ora vediamo perché, però definibile e connessa l'una con l'altra. Da 1, versetto 4 al capitolo 3 è la prima parte di questa struttura, dove in questa prima parte noi abbiamo un dialogo liturgico iniziale, la conclusione di stamattina, no? Grazia, e pace a voi da parte di, fino alla risposta dell'assemblea a colui che ci sta amando. E lì ci sono gli elementi per definirlo un dialogo liturgico iniziale. Dopo questo dialogo vi è l'incontro domenicale con Cristo risorto, in cui Cristo appare al centro di Figlio d'uomo, candelabri d'oro accesi, quindi celebrazione iniziata, e Giovanni che parla del divenire nello spirito, cioè quello che sta accadendo nell'incontro domenicale sarà un divenire nello spirito, grazie proprio alla parola che verrà ascoltata. Ma prima di poter ascoltare la parola che nell'Apocalisse è il rotolo dai sette sigilli, che è il mistero che viene rivelato, vi è il messaggio di Cristo risorto alle sette chiese, no? Io se domani magari vi posso passare lo schema, e ogni lettera ha lo stesso schema, no? Cioè, questo è un dato acquisito di tutti gli esegeti, da tutti gli esegeti. Le sette lettere hanno uno stesso schema, e questo schema vi è un indirizzo alla chiesa di. Vi è l'autopresentazione di Cristo, io sono l'Amen, io sono, e dopo l'autopresentazione di Cristo vi è un giudizio sulla Chiesa, Cristo fa una valutazione della Chiesa, sei troppo tiepida, hai dimenticato il fuoco del primo amore, eccetera. Quindi si fa una valutazione, un giudizio, e giudizio significa quello, valutare, no? Giudicare l'operato della Chiesa. Poi segue un imperativo, quindi ti consiglio di, che non è un consiglio, è un imperativo, dunque. Ritorna al primo amore, compra da me, Cristo ci ordina come recuperare questo stato intatto, interiore. Quindi ci sono sette esortazioni diverse, poi vi è una promessa a chi arriva fin lì, al vincitore darò, e ultimo, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito sta dicendo, ma quello che sta dicendo è quello che segue. No? Che seguirà dal capitolo 4. Va bene? Quindi la prima parte è rito di introduzione delle nostre celebrazioni eucaristiche, segno della croce, liturgia penitenziale iniziale, il Kyrie, e il Kyrie sono le sette lettere, e poi vi è la colletta famosa che c'è nelle nostre liturgie, uno raccoglie tutto e butta via, diceva Ugo, prende. E lo spirito prende tutto, butta via e dunque si può ascoltare, altrimenti non possiamo ascoltare. Non so se è chiarissimo, non mi sono soffermata su questo per adesso, però a chi interessa poi no, possiamo vedere. E poi c'è questa seconda parte, cioè l'assemblea purificata può finalmente leggere la sua ora, può finalmente purificata.
dopo la trafila penitenziale, può leggere la sua ora e in questa ora troverà, ci sono cinque sezioni. La prima sezione, che ora vediamo subito, è il rotolo contenente il progetto di Dio sulla storia, ben sigillato, dice il testo, sigillato con sette sigilli. In greco suona forte, no? Perché è il termine che si ripeta, sigillato con sette sigilli, no? Quindi è molto, quell'essere sigillato, insomma, quindi vi è l'apertura del rotolo, quindi chi arriva fin qui, beato chi ascolta, può ascoltare. Finalmente viene svelato non solo il volto di Dio, quello è già, il velo è già stato rimosso, ma ora si svela qual è la volontà di Dio per la storia, cioè che tipo di storia stiamo vivendo e come Dio desidera che sia. Quindi viene svelato il mistero del progetto di Dio sulla storia e a svelarlo è Cristo Agnello. E questa apertura del rotolo avviene all'interno di una celebrazione molto solenne, dove il verbo, ora vediamo subito, il verbo che viene utilizzato è Cristo scioglie, sciolse i sette sigilli. E quel sciolse è lo stesso identico verbo in greco utilizzato al capitolo primo, che abbiamo visto stamattina, colui che sciolse i nostri peccati. Dunque sta dicendo che Cristo Agnello può sciogliere il mistero del progetto sulla storia perché ha sciolto l'impedimento che noi abbiamo a vedere questo progetto perché ha sciolto il nodo del peccato. Va bene? Ok? E quindi vedremo adesso questo, quei sette sigilli. E poi vi sono quindi le tre sezioni. Quello dei sigilli, delle trombe e del triplice segno. Allora, la struttura, che io vado molto veloce e che avete su questo piccolo schema, serve semplicemente quando farete la lettura, no, del testo, sapere mentre leggete dove siete all'interno del libro. Quel brano che stiamo leggendo fa parte dei sigilli, delle trombe e del triplice segno. A che punto sto della liturgia apocalittica? Domani faremo la sezione del triplice segno, ma questo quindi eccetera, eccetera, lo facciamo domani, e poi la sezione conclusiva domani pomeriggio, che segue un pochino, ripeto, quella che era la prima trafila eucaristica attestata dalla Didache, segno della croce, confessione dei peccati, ascolto della parola ed eucaristia. All'interno del libro qual è l'eucaristia? Al capitolo 22, a un certo punto, si dice chi ha sete venga e prenda in dono l'acqua. Allora, Padre Ugo dice in quel momento è il momento dell'eucarestia vero, cioè del ricevere in quel chi ha sete venga e prenda in dono il dono dell'acqua e il dono dell'eucarestia, no? Quindi volendo, ripeto, non è questo il lavoro di questi giorni, no? Un lavoro che ho fatto per tanto tempo e quindi se, insomma, vi posso mandare il materiale, quello di sovrapporre alla trafila eucaristica, il libro dell'Apocalisse, e vedrete che c'è una, no? Una adesione, un'aderenza, un richiamo. Quindi l'idea di ritrovare in questo libro una celebrazione liturgica in atto non è fuori dal testo, no? Ecco, dice a un certo punto l'acqua della vita come dono, ecco qui, eseguita in 22-21, è la parte eucaristica, no? Del testo. Quindi questo è. Va bene, allora io qui ora chiudo e apro Cristo Agnello, così questo era quello di. Allora, il testo di Cristo Agnello io ve l'ho riportato sempre sulle schede, così lo possiamo seguire insieme, oltre che video proiettarlo. Ecco qua. Allora. Facciamo un attimo un passo avanti. E quindi siamo all'interno della seconda parte e emerge la figura di Cristo Arnion, no? E dice il testo: e vidi in mezzo al trono un agnello Arnion in piedi come ucciso. Allora, questo è il testo che desideriamo insieme analizzare. Lo leggiamo nella sua interezza tra poco. Prima, quello che c'è da dire cos'è? Che
Ecco qua, la figura dell'agnello ci permette di capire il passaggio che c'è tra la teologia giovannea e l'Apocalisse, quindi quello che è una seconda incarnazione di Cristo, come viene letta dall'autore dell'Apocalisse. Voi state leggendo già il Vangelo di Giovanni, no? Quindi poi dopo lo possiamo fare questo riscontro. Si legge... Ah no, aspetta, lo metto, scusate, non avevo visto. Ecco qua, forse si legge di più. Ok, allora i due eventi, concetti che ci fanno fare il passaggio dal quarto Vangelo all'Apocalisse, dove il Vangelo diventa Apocalisse, è Cristo Agnello e il regno di Dio. E il regno di Dio. Perché? Perché nel Vangelo di Giovanni. E Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. Nell'Apocalisse c'è la frase forte: divenne il regno del mondo del Signore nostro e del suo Cristo, e regnerà per i secoli. Quindi il primo passaggio che viene fatto è quello di vedere l'attualità e l'attualizzazione di questo regno del mondo che prima che Gesù morisse non era di questo mondo. Allora, che vuol dire, no? Vuol dire, allora, l'ora di Gesù, la nostra ora, l'ora del mistero pasquale, l'ora della Chiesa. Ecco perché la scrittura va letta nell'insieme, non estrapolando, e cercando di capire insieme tutto il mistero dell'incarnazione. Allora, prima che Gesù morisse, come Pietro non aveva colto il valore dell'amore di Dio, era proprio la lettura di oggi, e va a sedere tra i servi, come Pietro, così Nicodemo non coglie il valore di una rinascita dall'alto. Se non rinasci dall'alto non potrai. Nicodemo dice, ma come può accadere questo? No, non si poteva capire, ripeto, se non dopo. Il regno di Dio inizia non con la nascita di Gesù, no. Nasce nel momento in cui Gesù viene risuscitato, ascende al Padre e continua ad agire nella storia all'interno della liturgia e all'interno dei modi che lui sa in questa storia. Quindi il regno di Dio incomincia con la croce e si incomincia a fare i primi passi con la prima chiesa giovannea. Quello è il regno di Dio, no? Quando i valori salvifici diventano usufruibili grazie al fatto che il Padre ha accolto il sacrificio del Figlio, dispensando a noi i beni messianici acquisiti dal Figlio. Non so se è chiarissimo, so che a quest'ora del pomeriggio, no? È un po' complicato no? Di fare queste frasi un po' lunghe, però non so se, no? Almeno un pochino. A livello di, ok, chiarissimo. All'interno di questo, allora, lui comprende che per dirlo, come dirlo, doveva cambiare termine ad agnello, cioè doveva trovare un termine diverso per dire agnello, ed ecco qua. Anzi, scusa, vabbè, questo dai, quello leggiamo dopo. Io ho messo mille cose. Allora, dice così il testo: e vidi sulla destra di colui che era seduto sul trono un rotolo scritto dentro il sorretro, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli? E nessuno poteva, nel cielo, né sulla terra, né sottoterra, aprire il libro né guardarlo. Ed io piangevo molto perché non fu trovato alcuno in grado di aprire il rotolo né di guardarlo. E uno dei presbiteri mi dice: non piangere, ecco, guarda, vinse il leone, quello della tribù di Giuda, la radice di Davide, aprendo il rotolo e i suoi sette sigilli. E vidi in mezzo al trono e ai quattro viventi e in mezzo ai presbiteri un acnion in piedi come ucciso. Allora, è un testo che va analizzato a partire dalla simbologia.
Innanzitutto vidi sulla destra di colui che era seduto sul trono Dio Padre. Allora, Dio Padre viene descritto sempre come seduto sul trono. Il trono, che tipo di simbologia è? Il trono indica una potestà regale esercitata. Chi siede sul trono esercita una potestà regale. Quindi Dio, che è sempre seduto sul trono, Dio è sempre agente, è sempre agente. E alla destra di colui che era seduto, di colui, quindi la destra, il luogo della forza, vi è questo rotolo. Allora, il rotolo è identificato come scritto dentro e sul retro. Quindi vuol dire che il rotolo rappresenta il mistero, dicevamo, del progetto di Dio sulla storia. Questo progetto di Dio sulla storia è tutto scritto. Dice Padre Ugo, non vi è una riga, non vi è un'esperienza, non vi è un pensiero, non vi è una sfumatura dell'uomo che non è nel progetto di Dio. Tutto parla di Dio. Tutto appartiene a Dio, no? Anche il male, cioè in questo rotolo, ora vedremo, e questo è quello che è interessante, no? E in questo rotolo, scritto dentro, dappertutto, tutto, non c'è un angolo che non viene decodificato, vi sono quattro sigilli, di cui tre sono negativi, descrivono il dilagare del male nella storia. Come mai? Il progetto di Dio, questo rotolo sigillato con sette sigilli direttamente da Dio, vuol dire che quando il re metteva quel sigillo, vuol dire che diceva: questa è una bolla regale, cioè qui parla il re, questa è parola di re, no? Allora, se Dio trascendente mette il proprio sigillo, la propria impronta sulla storia, vuol dire che tutta la storia non solo appartiene a Dio, ma parla di Dio. Ecco perché vi dicevo, più si illumina il mistero della salvezza, più comprendiamo il male. Ed il male è dentro questo rotolo. E tutti i verbi collegati a questo male che dilaga, ora vedremo, sono passivi teologici, cioè fu dato, fu permesso alla bestia, fu permesso al cavaliere, no? E quel fu dato, fu permesso agli operatori del male, dice che cosa? Dice che uno, che il male è realmente, non che Dio possa, non può evitare il male, ma è quel margine della libertà, quindi viene permesso da Dio perché viene data la libertà all'essere umano, ma il male che accade non può mai prevaricare la salvezza, cioè che noi diciamo il male, Dio permette il male, leggendo questi testi, no? Fu permesso da Dio che questo cavaliere rosso galoppasse all'interno della storia. Che vuol dire fu permesso, no? Gli fu dato, perché sta dicendo che cosa? Che il male, pur essendo opera umana intrastorica, in dispregio della realtà di Dio, non potrà mai mettere in discussione Dio nella storia né l'opera della salvezza. Rientra semplicemente nella fragilità dell'essere umano, o quantomeno in questo campo incredibile della libertà, in cui l'uomo può persino, Dio permette all'uomo persino di dirgli di no. È un no che può essere radicale, no? E allora questo rotolo scritto, ecco perché dico, noi alle volte rifuggiamo il male e il male va rifuggito, no? L'Apocalisse dice: fuggite da Babilonia, fuggite, no? Va rifuggito, però non va, non è un ostacolo a vedere Dio nella storia, è il contrario. Ora lo vediamo, è un rotolo quindi sigillato dove c'è, no? Anche il male. Questo angelo che grida, no? Chi è degno di aprire e di sciogliere i sigilli? È una domanda che ha già una risposta, perché quel verbo sciogliere,
Ripeto, è lo stesso di colui che sciolse i sigilli. Io che leggo e arrivo fin qui, io so che è una domanda non disperata, ma una domanda che ha già una risposta. Chi è degno? Cristo Agnello. Io lo so che lui ora sceglierà, scioglierà per me questi nodi dai sigilli, no? Non lo riconosce solo chi io piangevo molto. Io piangevo molto perché non trovavo. Allora, quando l'uomo non si apre alla trascendenza e diventa se stesso il centro della salvezza, non potrà vedere il senso della storia. Io piangevo molto. E quando l'uomo si attribuisce un'autotrascendenza che non ha. Che non ha. Io ho saltato, ma ora torno indietro e questa lettura ora del rotolo avviene dopo che questo versetto che vi avevo detto stamattina al capitolo 4, no? Dopo tutto questo vidi ed ecco, guarda, una porta era stata aperta nel cielo. Sali quassù, ti mostrerò ciò che deve avvenire, subito diveni nello spirito ed ecco, guarda, un trono era posto nel cielo, eccetera, no? Quindi solo chi è salito, può vedere chi scioglierà i sigilli. Solo chi è salito qui riesce a decentrarsi da se stesso, no? E questo papiro io non ve lo leggo, però è Bauman parla di questo salire in cielo, no? Dice per osservare il mondo dalla prospettiva celeste, no? Ma è quello che in qualche modo abbiamo cercato di dire. E allora, chi è che scioglie? È questo Arnion in piedi come ucciso ed è l'Arnion, è in mezzo al trono. Allora, che vuol dire? Vuol dire che se il trono è il luogo di una potestà esercitata ed è il padre che sta esercitando, se l'Arnion è in mezzo al trono, sta condividendo con il padre l'identica signoria regale. Tant'è vero che Gesù è il re dei re. È il re dei re. Qui si apre, lo faremo a conclusione, qui si apre un'altra di quelle sottolineature, sfumature, dove si potrebbe insidiare il Satana, perché abbiamo sempre pensato che la regalità del crocifisso fosse una regalità che lui esercita nella nostra vita di preghiera spirituale, nelle nostre comunità. La regalità Cristo, re dei re, signore dei signori nell'Apocalisse, è unito al regno del mondo di Dio e del suo Cristo che sta divenendo. L'Apocalisse mostra due regni in azione qui, il regno del mondo di Dio e del suo Cristo è un antiregno, è un antiregno. L'antiregno fa leva su chi gestisce il potere. I re della terra sono la mano, sono quelli che gestiscono il potere e sono quelli più tentabili dal male, no? Quindi l'antiregno concretizzato da Babilonia, ma quante Babilonie nella storia, l'antiregno ha come mano i re di questa storia, i re. E noi come Chiesa già viviamo, sì, una realtà celeste, ma in questa storia. Ecco perché la regalità del cristiano è l'esercizio del potere che noi abbiamo in campo politico, economico, religioso. Io non voglio una banca cristiana, io voglio un banchiere cristiano, sinceramente. E io non voglio, cioè, no? Voglio uomini cristiani che gestiscono il potere di questa storia secondo i valori di Cristo. Questo è l'esercizio della regalità del cristiano. E quando io parlo di Cristo, re dei re, io sto dicendo che sui re della terra vi è qualcuno di più che è Cristo, che ha dei valori a difesa della dignità dell'essere umano, che devono entrare in tutte le dinamiche di potere umano. Quindi non è che il cristiano rifugge il potere, ma gestisce il potere della storia. Questa è la grande arma che ha la Chiesa e il cristiano e che dobbiamo saperla maneggiare. Quindi lui sta in mezzo al trono per questo, è Arnion in piedi come ucciso e vi dico qui, ecco qua,
Allora, così i termini per chi non conosce, no? Vi è un passaggio che avviene dall'evento della croce al tempo dopo la risurrezione, che viene qualificato con questo arnion. Allora, Giovanni, ve lo ridico più volte così lo memorizziamo, no? Allora, Giovanni per due volte definisce Gesù agnello, no? Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, no? Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Sulla croce lui è l'agnello, dice così doveva accadere perché si realizzasse la scrittura, no? Quindi che lui fosse l'agnello che sacrifica se stesso, versa il suo sangue per cancellare il peccato del mondo, no? Il peccato del mondo. Allora, avviene questo. Però dopo questo che è accaduto, quindi Amnos, utilizza solo Amnos, quello che accade che dopo la croce, dopo la risurrezione, Cristo è presente nella storia e allora viene utilizzato Arnion come, dice Padre Ugo, completamento e superamento dell'Amnos giovanneo. Allora, che vuol dire? Non so se vi ho messo qui, non vi ho messo il papiello, poi ve lo riporto. Per dire che cosa? Per dire che c'è un di più nell'incarnazione che avviene in una seconda fase dell'incarnazione, che è il tempo post-pasquale, che è, ripeto, la lettura dei sigilli che fa Cristo Arnio. Lo può fare solo perché è stato Amnos. Non solo, ma dire in piedi come ucciso, dove ucciso non è immolato, ma è proprio ucciso, morte violenta, perché i due verbi sono diversi, e quell'ucciso è lo stesso verbo che viene utilizzato poi per i martiri, e pensate, anche la bestia ha una ferita mortale con lo stesso verbo, l'anticristo, perché finge anche lui di essere ucciso, per poter poi rinascere ed emulare la figura di Cristo, vuol dire che lui è in piedi perché è stato ucciso, ma ora lui è ucciso in piedi. Ma il valore della dignità filiale sponsale sta in questo stare in piedi. Allora, ho analizzato tutte le volte che nell'Apocalisse ritorna il verbo istemi, stare in piedi, no? Quindi è anche un verbo di resurrezione, no? Stare in piedi e ritorna per Cristo Arnion, ritorna per i martiri che vengono uccisi brutalmente e ristanno in piedi, per la moltitudine dei santi che sta in piedi. Allora, questa è la nostra la moltitudine, quindi per la Chiesa, e se riguardate nei Vangeli, quelli che vengono guariti stanno in piedi, rialzati, sta in piedi. Quindi questa è la dignità filiale che diventa sponsale, perché solo stando in piedi mi posso interfacciare con Dio alla pari. Se sto in ginocchio, se sto in ginocchio, io non guardo Dio negli occhi. Se sto in piedi, io sto alla pari di Dio. Quindi la dignità di cui il Satana è invidioso è questo, è stare in piedi anche se uccisi, stare in piedi ogni volta che siamo uccisi. Allora, guardate, c'era un testo molto bello che commentava, di cui diceva: il Satana è invidioso del bel inginocchiarsi in piedi dell'uomo libero. È invidioso del bel inginocchiarsi in piedi dell'uomo libero, perché anche lì è un'altra finestrella per il male, no? Ogni volta che io, diciamo stamattina, ogni volta che io posso essere oggetto di male e potrei entrare nello statuto di vittima e dunque di inginocchiata dal male, di uccisa, in quel momento io devo ricordare a me stessa che io sto in piedi, pur essendo uccisa, protagonista della mia vita di figlio,
e paritetico partner di Dio in questa storia. Ecco perché il male ha perso. Il male ha perso e lo dimostra perché domani, leggendo la donna, il drago si piazza, pensate un po', in piedi davanti alla donna. È lo stesso verbo, si piazza in piedi, emula questo atteggiamento perché è questo quello che disarma il male. E alla Cristo Agnion in piedi perché ucciso, cosa fa? Aveva sette corna e sette occhi. Sono i sette spiriti di Dio che sono stati inviati in contatto con tutta la terra. Allora, queste sette corna, dato che le ha anche la bestia, no? Il drago ha sette corna su 10 teste, no? Quindi c'è una dislessia, ma lo vedremo per imitare. Allora, sette corna, il simbolo del corno indica una forza aggressiva, no? Una forza aggressiva, irruente, potente. Quindi questo Arnion che è agnello, e l'agnello in genere è mansueto, sembra, no? Ha un'immagine di mansuetudine, in realtà ha una forza irruente, una forza potente, no? E queste corna servono a dire che colpisce, che agisce, che è irruente, che rompe, che entra, no? Ne ha sette per dire che ha tutta la potenza che può avere, ha sette occhi che sono i sette spiriti di Dio. E nella benedizione trinitaria, l'autore dell'Apocalisse dice, no, da parte di colui che, da parte dei sette spiriti di Dio, che sono questi sette occhi, che è la figura dello Spirito Santo, che viene definito come lo Spirito di Cristo. Allora, perché lo Spirito, sette spiriti, sette occhi, lo Spirito di Cristo? Perché all'interno della Trinità, vi dicevo, lo Spirito Santo è la persona che più delle altre due vive la realtà della kenosi. Ognuno fa spazio all'altro, dicevamo, no? Ma ognuno ha un suo ruolo, pur facendo spazio all'altro. Lo spirito sceglie di non avere un ruolo pur di rendere credibile l'annientamento del proprio spazio. È oblatività assoluta e kenosi assoluta, sceglie di portare il contenuto di Cristo e del Padre nella storia attraverso i sette doni, quello è il suo ruolo, un ruolo completamente a servizio del Padre e del Figlio. Viene chiamato lo Spirito di Cristo. Quindi, quando noi cerchiamo di capire come vivere la vita nello Spirito, impariamo dallo Spirito la gratuità assoluta. Non so se è chiaro, no? Cioè, lui è lo spirito di Cristo, sono i sette occhi che Cristo ha, no? Per dire che Cristo vede, agisce, e agisce come? Agisce attraverso i sette doni che lo spirito porta nella storia. Sette doni significa tutta la capacità donativa che Dio ha, viene messa a servizio della storia dallo Spirito. Quindi mette in contatto la terra con questa capacità donativa del Padre e del Figlio, e sono i sette spiriti. L'Arnion venne e ha ricevuto dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando ricevette il rotolo, i quattro viventi e 24 anziani caddero davanti all'Arnion. Avevano ciascuno una cetra e fiale d'oro piene di incensi, che sono le preghiere dei santi. Allora, la figura dei quattro viventi e degli anziani, che non ci saranno poi più nella Gerusalemme Nuova, sono due figure di mediazione, è la comunione dei santi, in maniera molto sintetica, e i santi che elevano a Dio per noi, no, il desiderio di maggiore venuta di Dio in questa storia. Hanno quindi calici, fiale, che sono quelle che poi verserà
verserà l'angelo sulla storia con le preghiere dei santi per dire no, Dio intervieni e cantano un cantico nuovo. Allora, questo cantico nuovo è il cantico della Chiesa Apocalittica. Questo è il cantico nuovo, è il cantico della Chiesa Apocalittica. Tu sei degno di ricevere il rotolo e di aprire i suoi sigilli, perché fosti ucciso e acquistasti, comprasti a Dio per mezzo del tuo sangue persone provenienti da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li facesti per il nostro Dio regno e sacerdoti e regnano sopra la terra. Allora, il cantico nuovo, il cantico della Chiesa, che cosa canta? Canta la redenzione avvenuta. Sei degno di aprire i sigilli, di leggere, di svelare il mistero della storia, compreso la realtà del male, perché ci hai acquistati per mezzo del sangue, ci hai acquistati. Quello vuol dire che se siamo stati acquistati tutti a Dio, tutti a Dio, il male non ci fa paura e lui lo può decifrare. Perché siamo stati acquistati attraverso il sacrificio del figlio completamente. Allora, i verbi sono incredibili. Acquistasti, comprasti, va bene. E facesti noi regno e sacerdoti per regnare qui. E udì la voce di molti angeli intorno al trono, ai viventi e anziani. Quello di dire che gli angeli, i viventi e gli anziani sono intorno al trono è la comunione dei santi su cui poco ragioniamo. Anche loro sono vicino al trono, anche loro agiscono realmente in questa storia. Anche noi lo faremo in qualità di figli di Dio, regneremo anche noi qui e dall'aldilà qui. Ma questo no, andrebbe approfondito diversamente. Dicevano a gran voce: è degno l'Agnion che è stato ucciso di ricevere la forza, la ricchezza, la sapienza, eccetera, e la benedizione. Allora, che cosa fa l'Agnion? Prende il libro e incomincia ad aprire. Siete pronti? Io sto andando, sto galoppando per essere, no? Per essere puntuale. Allora, ha detto in maniera, i sigilli sono sette, però un'analisi dei sigilli da parte di tutti gli esegeti ha fatto individuare nei primi quattro una struttura a sé stante, no? Quindi i primi quattro sigilli hanno una struttura interna perché? Perché per ogni sigillo vi è un cavallo con un colore, il colore determina sia l'identità che l'opera del cavallo e del cavaliere. Quindi il colore è la qualità che definisce chi è il cavaliere e cosa sta facendo. E quindi i primi quattro, appunto, hanno una struttura, sono quattro cavalieri, si distinguono e può essere realmente definita questa apertura dei sigilli la rivelazione dell'Arnion, un ulteriore ambito della rivelazione. Quando aprì il primo dei sette sigilli udì uno dei quattro viventi che diceva con una voce di tuono: vieni, e vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che era seduto su di esso teneva un arco, e gli fu data una corona, ed uscì vincitore per riportare vittoria. Allora, per quanto riguarda il primo cavaliere, gli esegeti sono discordi nell'identificazione dell'identità del primo cavaliere, no? E per molti esegeti, tutti e quattro i cavalieri sono quattro forze negative che galoppano nella storia. E padre Ugo ha identificato il primo cavaliere con Cristo Arnion perché al capitolo, vediamo dove ve l'ho riportato, non ve l'ho riportato, va bene, al capitolo 19 viene riportato proprio l'idea di questo, grazie, ok, e al capitolo 19 viene riportato proprio il cavaliere che galoppa nella storia del cavallo bianco, viene dato un nome a questo cavaliere
che è parola di Dio, che è Logos, che è Cristo Armion, e lo seguono eserciti di cavalieri che galoppano anch'essi su cavalli bianchi, no? Quindi sicuramente il primo cavaliere è Cristo morto risorto. Perché? Perché il bianco, il colore bianco è il colore della risurrezione. Quindi i colori determinano, no? L'identità, determinano l'identità. Quindi Cristo Armion è il primo cavaliere a cavalcare nella storia, ha in mano un arco e ha una corona. Allora, l'arco che lui ha è l'arco del giudizio. Il primo cavaliere cavalca nella storia per giudicare la storia, no? È l'arco del giudizio per dire che cosa? Che questa storia deve essere ora giudicata in base a quella canna di misura che dicevamo, che è la canna di misura delle relazioni intratrinitarie. Il primo cavaliere che galoppa nella storia di Cristo Armion ci ricorda ogni momento qual è il modo di vivere il nostro status di figlio di Dio. Quindi è continuamente, no? Lancia un arco, una freccia dall'arco, per capire se io centro il bersaglio di questo status che ho avuto in dono. Ha una corona, ed è la corona che ha anche la donna celeste. La corona vuol dire che ha raggiunto un traguardo. È la corona che veniva dato nelle gare, no? Nelle gare, quindi chi vinceva aveva una corona d'alloro, una corona d'oro, quindi vuol dire che lui ha già gareggiato e ha già vinto, no? E ha già vinto, ma esce vincitore per riportare ancora vittoria. Quindi il primo sigillo assicura non solo la presenza di Cristo Armion nella storia, ma questo Cristo Armion è una forza di resurrezione che galoppa in questa storia continuamente per riportarci il metro di misura della vita intratrinitaria, che è ora un modo di vivere possibile. Chiarissimo? Quindi questo è il primo, non è chiarissimo? Chiarissimo? Ok, allora. E quando aprì il sigillo, il secondo, udì il secondo vivente che diceva vieni, ed uscì un altro cavallo, rosso fuoco, e a colui che era seduto su di esso fu dato di prendere la pace dalla terra e che si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Allora, il secondo cavaliere che guida un cavallo rosso fuoco, perché il termine utilizzato, pyrrhos in greco, da pyr che significa fuoco, e non è un semplice rosso, ma è un rosso infuocato. È un rosso che ricorda, Padre Ugo definisce un rosso sanguinario, sangue versato dei martiri, e quindi un rosso fuoco, un rosso forte, un rosso che ricorda il sangue versato, il rosso che è anche la veste che porta Babilonia di porpora, è lo stesso rosso, no? Che indossa fiera Babilonia, che ha il sangue nel calice che ostenta dei martiri. Quindi vuol dire che chi sta galoppando questo cavallo utilizza il proprio potere con violenza omicida, no? E che potere utilizza questo cavaliere? Gli fu data una grande spada. La grande spada riprende un attimo un testo anche di Paolo, eccetera. Grande spada, detto in maniera molto semplice, è la spada dell'imperatore, quindi potere imperiale. E quindi il secondo cavaliere rappresenta il potere, ma un potere statale. Chi ha il governo di uno Stato, no? Dunque, chi ha il governo di uno Stato, quindi ha questa grande spada e utilizza questo potere statale, invece di assicurare la pace nel suo popolo,
invece di assicurare la convivenza civile, fa in modo che i suoi cittadini si sgozzino l'un l'altro, allora il suo potere diventa rosso fuoco, cioè potenza omicida. Quindi, allora, l'affermazione chiave è che tutti coloro che hanno il potere di governare possiedono un grande potere tra le mani, hanno una grande spada. Questa grande spada può essere utilizzata per la convivenza pacifica, così come dovrebbe essere, ma può essere anche utilizzata per spargere sangue, facendo in modo che i propri cittadini si sgozzino gli uni gli altri l'un l'altro, come prendendo la pace dalla terra. La grande spada dovrebbe assicurare lo shalom, invece colui che ha la spada si arroga il potere assoluto, facendo a meno del cielo, e dunque diventa guerra civile, e quando così accade entra il terzo cavaliere e vide ed ecco un cavallo nero, colui che stava seduto su di esso e aveva una bilancia nella sua mano, e udì come una voce in mezzo ai quattro viventi che diceva: una misura di grano per un danaro e 3 misure di orzo per un danaro, ma non danneggiare l'olio e il vino. Allora, quando il potere statale, invece di assicurare la pace, toglie, prende per sé la pace, e questo accade quando si dà spazio a un terzo cavaliere. Se quello era rosso fuoco, rosso sanguinario, demoniaco, questo addirittura nero. Quindi un potere politico distorto e demoniaco. Un potere economico corrotto è nero. Allora, perché parla di potere economico corrotto? Perché dice: colui che stava seduto aveva una bilancia. In realtà il termine greco è zugos, che significa ago della bilancia. Quindi il terzo cavaliere, ha il potere sull'ago della bilancia. Quindi, no? E sapete bene che per imbrogliare le misure basta spostare l'ago della bilancia. Quindi chi ha in mano l'ago della bilancia sono i grandi economisti della storia. Quando l'economia, che fa una misura di grano per un danaro e 3 misure di orzo per un danaro, con una misura, con un danaro si potevano comprare 24 misure di grano. Con un danaro si potevano comprare 24 misure di grano, questa erano, e 12 di orzo. Se chi ha in mano l'economia vende il grano e l'orzo, che sono il cibo dei poveri, il pane, a un prezzo moltiplicato per 24, ha fama. Fama. Quindi chi innalza il prezzo dei beni di consumo dei poveri, ma non danneggia l'olio e il vino, che sono le due merci che troviamo a Babilonia per i re della terra, quindi vuol dire che dà ai re della terra di poter comprare i beni di lusso e ai poveri non dà da comprare. Allora, qui c'è il potere nero. L'economia corrotta è peggiore di una politica statale tirannica, perché, ma è il potere statale che permette all'economia, perché è il terzo, l'uno si legge dopo l'altro e tutti e quattro insieme, no? Allora, quando accade così, capite che, ecco perché dopo questo c'è quella domanda di stamattina, no? Chi resisterà in piedi davanti all'ira di Dio? E al capitolo 6, alla fine dei sigilli, no?
sfuggirà, tutti fuggono, chi sfuggirà all'ira di Dio e del suo agnello dinanzi a una tale, no, distorsione del potere che l'uomo ha dato all'uomo di gestire la storia. Ecco perché c'è quel grido finale. Dopo questa analisi cruda e drammatica della storia di tutti i tempi, di tutti i tempi, il potere è quella sfumatura in cui il Satana entra diritto, perché sa che il potere è un gioco che all'uomo piace, no? Che purtroppo piace, no? Perché? Perché c'è un delirio di onnipotenza. Quando l'uomo, ripeto, è autoreferenziato, quando l'uomo è autoreferenziato, rischia il delirio di onnipotenza. Voi immaginate avere una grande spada e prendere la pace dal proprio popolo e creare guerra tra i propri cittadini. Ti senti un delirio. E quello dell'autoreferenzialità, abbiamo 5 minuti e mi fermo sul serio, però quello dell'autoreferenzialità, io ho ragionato ancora anche su quello, no? Ho pensato, Gesù, un grande, dobbiamo avere lo stesso sentire di Gesù. Gesù, quando fa i miracoli, dice: va, la tua fede ti ha salvata, ti ha salvato. Allora mi interrogavo in questi giorni, no? Allora Gesù poteva dire: sì, vai, io ti ho salvato, no? Poteva, può, poteva, dice, fa un esercizio di non autoreferenzialità e di autotrascendenza, tributando la salvezza alla fede che la persona ha nel Padre in lui. Enorme, enorme. Cioè anche Gesù ha rischiato, perché la tentazione era quella: se tu vuoi, puoi gestire tu il potere della tua filialità, tu puoi, ma lui cede. Ed io piangevo, io, sempre questo io, no? Questa disperazione dell'io che non fa mai spazio all'irruenza, no? Della forza divina, della passione divina. Quindi anche Gesù fa questo esercizio di non autoreferenzialità, che è autotrascendenza. E così è per gli uomini. Questa è la nostra vita kenotica, è questa, no? E allora immaginiamoci. Chi ha in mano l'economia? Io ho dato il compito a un mio amico ingegnere di fare questo lavoro, ma non ho ancora il coraggio. Ho detto: trovami tutte le lobby attuali che nella storia oggi stanno gestendo i soldi del mondo. Non ho avuto ancora il coraggio, no? Però ho detto: lo dobbiamo fare. È questo lo smaschetto. Dice l'autore: ora ti dico qual è la cifra del male. È una cifra di bestia, ma ha una cifra, 666, ha un nome. Quindi quali sono le lobby che oggi gestiscono le grandi economie che rendono poveri il 95% della popolazione del mondo? Chi ha in mano l'ago della bilancia? Perché guardate, è più sottile l'economia. Chi ha in mano il potere statale, in qualche modo lì ci possiamo un pochino, no, insieme capire chi, no, gestisce il potere, come lo sta gestendo. Ma chi gestisce l'economia con il placet della politica è molto complicato, no? E allora dice: chi è così sta galoppando una forza nera che veramente è, ripeto, nero è l'oscuro, è l'abisso. E quando aprì il quarto sigillo, il quarto cavaliere, vi è un cavallo verde, che poi verde, verde erba, in realtà il termine greco si può tradurre come un verde giallo. Quindi un verde giallastro, no? Di un'erba che è verde ma sta per ingiallire, no? Quindi parla di caducità della vita. Quindi il quarto cavallo verde giallastro, colui che stava seduto su di esso
aveva come nome Morte e l'Ade seguiva dopo di lui. Fu dato loro potere sulla quarta parte della terra di uccidere con spada, è il secondo cavaliere. Con fame è il terzo, con morte il quarto. Quindi l'ultimo cavaliere racchiude tutti gli altri. Sta dicendo, quando invece di seguire la forza, il potere, la forza di resurrezione immessa nella storia da Cristo Arnio, l'uomo accecato dal potere nel delirio di onnipotenza, segue se stesso e fa proprio il potere della spada e lo gestisce per se stesso, e quando chi ha in mano l'ago della bilancia sbilancia le economie del mondo, non può che conseguire morte, Ade, la vita ingiallirà, la vita seccherà. Ma solo una quarta parte della terra viene compromessa da questa forza negativa che galoppa nella storia. Perché una quarta parte? Perché viva Dio, c'è la Chiesa, c'è il regno di Dio, ci sono i martiri, ci sono i cristiani, ci sono coloro che dinanzi a tutto questo, presi da timore, si convertono. Alzano gli occhi al cielo, guardano e si convertono, no? Ma c'è anche chi continua a perseverare nella propria ostilità al cielo. Per questi ci saranno i quattro giudizi, no? C'è il drago, ci sono le bestie, poi c'è Babilonia. Tutti e quattro saranno oggetto di quattro giudizi e bruceranno nello stagno di zolfo, che arde per l'eternità. Che cosa vuol dire? Che chi causa tutto questo e che non avverte il minimo spiraglio di conversione e questa radicalità del male arriva sino alla fine, avendo creato sulla terra una vita non vivibile. Lo zolfo, padre Ugo ha chiesto a un biologo, non so se tra di voi c'è un biologo, e ha chiesto a un biologo il valore dello zolfo. Dice, uno zolfo acceso che fa, no? A lungo, per l'eternità. E sembra che uno zolfo acceso rende l'aria non respirabile. A un certo punto tu non respiri più e soffochi, no? Quindi gli autori del male vivranno per l'eternità nel luogo dove questo zolfo che arde per l'eternità non permetterà di farli respirare, non avranno ossigeno per respirare, perché è la condanna che loro si sono meritati, avendo avuto come progetto per la storia la negazione della dignità per gli uomini, avendo negato la vita ai poveri, avendo negato il vivere civile ai cittadini, avendo creato morte in questa storia, loro guadagneranno a sé ciò che è stato il loro progetto. Questa è la fine del male. Ci sarà una fine ed è una fine in cui il male conoscerà su di sé quello che loro hanno e stanno prospettando, progettando, creando per gli uomini durante la storia. Fame, guerra, morte, spada sarà la loro ricompensa per l'eternità. Non so se è chiarissimo, no? Sono le 4:35, io ho visto, e quindi mi fermerei un attimo qui perché potremmo, cioè, continuando dopo questo, che siamo al capitolo 6, capite perché poi i martiri chiedono, no, fino a quando, eccetera, chi può restare davanti a te in piedi, no? Dopo aver letto l'agnello e ascoltato quello che è questa storia, e guardate, questa storia va presa così. Questa storia va presa così perché questa è la storia bagnata dal sangue dell'agnello, non un'altra. Quindi se è questa,
E questa in cui noi stiamo, celebriamo, ringraziamo, facciamo liturgia, ma nel frattempo combattiamo, esercitiamo la nostra potestà regale con Cristo che è realmente re dei re. Perché la storia durerà a lungo ancora, perché Cristo, re dei re, continua a lavorare non tanto sui miei peccatucci anche, ma continua a lavorare con i re di questa storia, intendendo chi ha l'egemonia, perché possa aprire il cuore, possa aprire lo sguardo e redimersi e acquisire su di sé i frutti della redenzione. Questa, perciò l'Apocalisse è un libro di speranza, non è di catastrofe, perché le catastrofi annunciate sono semplicemente questa deflagrazione a cui va incontro la terra nel momento in cui segue il cavallo rosso e il cavallo nero. La vita diventa, avvizzisce, sparisce. Quello è il senso di quelle catastrofi, ma ci viene messa in mano l'arma per decodificare e vincere il male. Ripeto, è la nostra statura in piedi. Noi stiamo in piedi anche se uccisi. Questa è la nostra realtà di Chiesa e dobbiamo poter leggere la storia con questa categoria, attendendo la conversione dei potenti che non riescono a vedere altro se non loro stessi, no? Allora, mi fermo un attimo per una condivisione, non necessariamente delle domande, no? Perché fu data a me una canna simile a una pertica, dicendo: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare, eccetera, no? Ecco, questa è la misura che ci è stata data. Alzati e misura. Noi dobbiamo fare questo. In piedi, alzati, statura di in piedi, poi se vi va, vi passo lo studio su questo stare in piedi, alzati e misura con la canna che ci viene data da Dio, che è questa dignità. Noi domani, a partire da questo, vedremo la donna celeste, il drago che si piazza in piedi davanti alla donna, la donna che è la Chiesa e che ha tre status, che sono i nostri: donna celeste, donna partoriente, donna nel deserto. Sono i tre status della Chiesa e del cristiano. Partoriamo i frutti del bene. E abbiamo già l'impronta divina nel nostro DNA, viviamo nel deserto e questo è il nostro tempo e il nostro luogo nel deserto. E il drago cerca anche di corrompere la donna, ma non ci riesce. E vedremo la potenza dell'invidia porterà in qualche modo ad organizzarsi e a creare delle Babilonie. Questi quattro cavalieri, Cristo continua a galoppare efficacemente, gli altri tre galoppano e arrivano a Babilonia, no? Creando delle Babilonie. Allora, quindi questo è un pochino il progetto. Va bene, ma per ora grazie. Ecco, io darei ora un pochino la parola. No, vai, così mi sposti. No? Direi chi fa delle domande semplicemente venga qui perché ti segue da lontano possa sentire e poi se no per essere di Quelle di Luca sì, io magari le leggo e domani sì, sì. mattina le rispondiamo. Domani mattina rispondiamo a Luca, così. Volevo dirti Anche di condivisione. chiedere due cose. Una su questo termine chiesa, penso che si deve intendere la comunità messianica, la comunità dove lo Spirito Santo agisce, cioè la Chiesa nella sua dimensione esterna, visibile, perché siamo freschi di un discorso per dire, dove si dice la Chiesa è baluardo sulla modernità, la Chiesa, questi tempi qua,
in tante situazioni può esserci una facile identificazione. Il mondo è cattivo, la Chiesa è perseguitata, noi dobbiamo tenere la Chiesa come un po' più struttura, Ah, quando poi scopriamo evidentemente quando quei cavalieri sono anche cavalieri praticanti cristiani. sì. Quindi mi sembra che questa era solo una chiarificazione di termini, che intenda la Chiesa nella stessa comunità messianica, la comunità che vive con lo spirito della religione. E volevo fare una domanda per la Gesù, ma che è purissima. A un certo punto avevi detto i sigilli sono sciolti dal Cristo, cioè è il peccato che viene sciolto e che permette quindi di leggere la storia. Poi quando li hai presentati ci sono i sigilli regali per la storia secondo la mano del Padre, tutto è scritto, non c'è nulla che esce fuori dalla nostra volontà. Allora, non capivo l'interpretazione di Ah, del... Paolo dei sigilli, se questo rivolto è storia, cioè è il nome di Dio, ha detto tanto vicente, noi non la riusciamo a interpretare e il Redentore interpreta i sigilli sciolti, ma mi chiedevo se questi sigilli sono così del padre, perché l'economia è fatta così, o se sono i Redentore interpreta. Invece del peccato che viene incomprensibile la storia, che viene sciolta solo dalla Una domanda così molto forse banale, ma se la storia è già scritta nel libro, la preghiera di intercessione, che significato ha? Quale funzione ha? Cioè, se è già stato tutto scritto, può a un certo punto la nostra preghiera far cambiare quello che è stato scritto, è già stato scritto con quello che potremmo noi andare a chiedere a lui. Allora a questo punto la libertà dell'uomo dove si pone? Anche non domande, diciamo, no? Io magari comincio a rispondere, poi insomma anche come condivisione. Allora, per quanto riguarda quello dello sciogliere, vai. No, Sì, perché. mi era venuto in mente perché quando dicevo di tenere in chiesa, con transenza, perché normalmente tutti ci siamo le prese con i primi anni, in cui si guarda, c'è stato tutto il suo però vediamo la famiglia, questi che i martiri, quelli che ti amano, cioè sembra che sia evidente che questo popolo che attende. La storia precedente con la stanca e anche la comunità credente ebraica, cioè tendendo, 144.000. eccetera, tutto quello che arriverà così come punto. Ah sì, la donna, no? Dio di la donna della chiesa che parla poi dice, è facile però vedere che c'è. Cioè, mi sembrava che la comunità messianica fosse un termine per intendere anche di più la speranza di salvezza che c'è. La vicenda di Israele è sempre molto in discussione tra noi, qual è il rapporto tra la storia di Israele, la chiesa iniziale del paese e la vicenda appunto in questo divenire l'avvento del Messia e della novità messianica cristologica. Era solo questo appunto Sì, no. sul termine, su cosa si intende per chiesa, ecco, qual è il rapporto allora sulla comunità credente giudaica che porta alla Messia, che genera Messia. No, allora, il discorso l'avevamo iniziato e l'abbiamo aperto, ma io poi non ho portato fino in fondo, no? E perché la Chiesa, no? Sembra che possa apparire come qualcosa di separato dal mondo, no? E in realtà l'altro concetto che cambia tra Giovanni e l'Apocalisse è proprio l'idea di mondo, perché l'Apocalisse dice il regno del mondo di Dio e del suo Cristo, no? Quello vuol dire che il regno di Dio è il regno del mondo. E quindi questo mondo che è stato salvato, lavato, eccetera, no?
Quindi, perché alle volte pensiamo a mondo come mondanità, ma quelle sono delle categorie che noi applichiamo, ma che in realtà non sono parte del messaggio cristiano, no? Perché questo mondo è non un altro dove vive la Chiesa. Però la Chiesa vive in questo mondo è tutto di Dio. Io ripeto, quindi. Cioè dire che tutto questo mondo è di Dio e che l'ira furiosa di Dio non è verso il peccatore, ma è verso chi ha il cuore corrotto, come dice Papa Bergoglio, no? Perché dice Papa Bergoglio, il peccato si può perdonare, la corruzione del cuore no. E allora è quello il dramma, no? Ma non è che quel cuore non appartiene a Dio o non è amato da Dio o quel cuore non è figlio di Dio. Il dramma è che quel cuore è figlio di Dio quanto lo è il mio. Quindi l'ira furiosa di Dio e del suo agnello è verso coloro che hanno il cuore corrotto pur essendo appartenenti a Dio. Perché la domanda che domani vi farò è: questo stagno di zolfo che arde per la vita eterna, dov'è? Fuori di Dio? Credo di no. Quindi chi verrà condannato allo stagno di zolfo e quindi in qualche modo sarà privato della visione di Dio? Voi immaginate Dio? Quanta passionalità furiosa può avere nel veder perdere dei propri figli, no? E pensate, ma questa è un'iperbole che andrebbe giustificato, voi pensate che chi dice no a Dio e quindi fa corrompere il suo cuore dal male e sarà in uno stagno di zolfo per l'eternità dentro Dio. Dando le spalle a Dio. È un po' questo, no? Cioè, dando le spalle a Dio, ti privi per l'eternità della presenza di Dio, pur essendo tutto di Dio. E questa è una radicalità del discorso che va fatto e non vuol dire che noi, perché certo, ripeto, lui dice non misurare il cortile esterno, no? Dato ai pagani. Che vuol dire? Vuol dire che anche appunto una parte nostra, no, che è di Dio, della Chiesa, dove sono in tu quella, lasciala a loro, cioè il rispetto di questa libertà, no, che noi dicevamo, ed è molto, molto complicato. Sicuramente l'immagine di Chiesa che viene fuori è comunità messianica, ma è Chiesa. Dove noi siamo stati acquistati a Dio e questo è un privilegio e questo lo dobbiamo dire perché alle volte per dire no, vogliamoci bene e no, creiamo confusione, confusione. Allora, la comunità redenta è acquistata da Dio e questo per noi è un privilegio. È un privilegio che poi tutti potenzialmente sarebbero chiesa, tutti potenzialmente sarebbero chiesa, ma questo, no? Dio ci sta lavorando e anche noi, no? E quindi comunque lo vedremo meglio domani. Per quanto riguarda la preghiera di no, scusami, allora, lo sciogliere, forse sono stata un po' veloce. Allora, il discorso è questo, si utilizza due volte il verbo sciogliere a colui che sciolse i nostri peccati e non trovavo chi potesse essere degno di sciogliere i sigilli sul progetto di Dio sul mondo, ma chi è colui che è? Colui che sciolse i peccati è degno di sciogliere anche i sigilli. Perché? Non perché sta sciogliendo coi sigilli il peccato. No, sta dicendo che avendo sciolto il nodo del peccato come ostacolo all'incontro con Dio, ora noi possiamo avere accesso allo svelamento del mistero del male, sapendo che
questo mistero del male nella storia non ci farà più inciampare nell'incontro con Dio, perché l'impedimento è stato sciolto. Ecco perché ora possiamo accedere anche al progetto di Dio che ha in sé anche il male, no? È così, perché il progetto di Dio è quello di vincere il male con il bene. Quindi non è solo togliere, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, ma Cristo agnello ha tolto il peccato del mondo. Cristo Arnion al peccato del mondo tolto non è rimasto un vuoto, ha messo la potenza di resurrezione. Quindi quello che ci aveva tolto il peccato, Cristo agnello ce lo rimette. Il peccato ci aveva tolto la dignità di stare in piedi anche se uccisi, il bello inginocchiarsi in piedi dell'uomo libero, il peccato ce lo toglie, ci fa guardare dentro di noi, ci fa guardare in basso, Adamo si nasconde, no? Si sente nudo, tutto quello che è dietro il peccato viene tolto, ma non viene solo tolto, ma viene restituito quello che il peccato ci aveva tolto, e cioè alzati e misura, alzati e misura. Ecco perché no, ci viene dato questo. E allora possiamo ora con questa misura vedere quello che accade nella storia, che vuol dire non che è stato scritto tutto ciò che accade, perché i sigilli. Questi sigilli che Dio, no, aveva ben sigillato, perché non potevamo decodificarli prima dello scioglimento del peccato, e questi quattro sigilli sono delle strutture, dei contenitori di intelligibilità, cioè vuol dire che in questo contenitore del sigillo io metto ogni epoca storica, ogni tempo, ogni luogo e lo leggo. Quindi è scritta che cosa, no? È stato tutto scritto nel senso che è scritto come il potere può essere gestito, come l'uomo può vivere la propria filialità. Ci sono due modi di vivere la filialità: vivere come figli di Dio, vivere come figli del diavolo, figli della luce e figli delle tenebre. Ci sono due modi, non ce ne sono altri, no? Quindi questo è quello che viene svelato e poi dobbiamo decodificare ogni volta, no? Quindi la preghiera di intercessione è una preghiera in cui io chiedo a Dio che questa storia, no, risponda del progetto, che questa storia riscopra, eccetera, no? Ne abbiamo tanto da chiedere, perché più crediamo che Dio agisce, più noi chiediamo di intercedere per noi, addirittura chiediamo di rimetterci i debiti che abbiamo con lui, no? Quindi quello che è stato scritto, ripeto, è stato scritto la modalità che noi abbiamo di poter gestire questa storia. Però quel 666, che significa Nerone imperatore, la somma, no, del valore numerico delle lettere delle consonanti in ebraico di Nerone imperatore, sta dicendo che cosa? Identifica i Neroni della storia, i tuoi Neroni, e quello non è stato scritto, e di lì abbiamo bisogno di tanto spirito, no, per poterlo decodificare. Va bene, io mi fermo perché, insomma, no, prima che sveniate, potrei così. Però ecco, domani riprendiamo tutto, rimettiamo e lo va bene, attraverso l'immagine della Chiesa. Allora, io vi ringrazio tantissimo, e quindi va bene, a domani.